Tutti e benvenuti in questo nuovo messaggio dell'8 novembre 2021 a questo laico che ha locuzioni interiori che si fa definire il piccolo fiore di Gesù. Ecco che io, il Signore, vengo a cambiare il pianeta Terra e ripristinare tutte le cose secondo il loro ordine primario. Alle acque renderò il loro splendore, all'aria un'aria cristallina, alle stagioni secondo ciascun cambio della stagione, all'umanità rimasta io il Signore darò nuovi cieli e nuova terra. Anche il cuore dei miei figli non sarà più quello di prima. L'uomo vecchio è morto e il male cede il posto al bene. L'essenza del peccato sarà spazzata via per cedere la supremazia alla bontà e alla carità, ormai da molto tempo dimenticata. Un nuovo mondo vi aspetta con una vita rinnovata, da sempre desiderata. Ma io, il Signore, vi dico, non seppellite queste parole. Mettetele nel vostro cuore, tenetele come perle rare, come un tesoro unico più che raro. Credete tutto, questo avverrà. Avverrà dopo una grande tribolazione mai venuta sulla terra, ma voi, miei eletti, da ogni angolo della terra. Io, il Signore, assieme ai miei angeli, vi solleverò per portarvi verso la salvezza. Voi avete creduto in me, non mi avete abbandonato, siete stati giusti perché siete venuti incontro al giusto, perché io, Gesù Cristo, sono la giustizia. Sì, ritornerà un mondo di pace dove regnerà nei cuori l'amore per il prossimo, fra di voi a lodare me, Dio dell'universo, che di esso ne sono il creatore. Restate uniti a me con la preghiera nel cuore e la giustizia regni in voi. In questo tempo pregate per i vostri nemici. Sono lontani da me Gesù. Non rendete male al male, ma il bene al male ricevuto e dite sempre tu, Signore Gesù, rendimi giustizia. E andate oltre, mai soffermarsi sul male, sia vostro che altrui. Siate come il seminatore. Semina i semi buoni per poter vedere al tempo stabilito il frutto buono. Anche voi, con le vostre opere, sia di evangelizzazione che di carità, cercate di fare di voi creature che seminano, al vostro passaggio lasciate una semente di giustizia per poter trascinare e condurre a me il seguire le mie creature che vanno a perdersi lontano dal suo creatore. Figlia, Gesù il Signore ha parlato nel tuo cuore questo messaggio in tutto il mondo. Espandi questo messaggio in tutto il mondo, dona a tutti la mia pace, la Santissima Trinità. Amen. Un messaggio che mi è piaciuto veramente tanto, un messaggio di speranza, un messaggio di amore, un messaggio di pace, un messaggio dove Gesù ci dice che non dobbiamo soffermarci sul male che in questo momento sta causando tanta divisione. Facciamo un esempio. In questo momento Papa Francesco è attaccato dagli antipapa, dagli eretici e da tanti laici che scrivono cose assurde sui social. E la tentazione di un cristiano praticante sarebbe quella di unirsi a quella discussione così da perdere tempo ed energie preziose. Ma Gesù ci chiede invece, davanti un popolo che giudica il Papa, davanti un popolo che pecca, davanti un popolo che uccide, davanti un popolo che giudica, di testimoniare, imitando Lui stesso, che è il nostro Signore, il Re dell'Universo, il Re della Creazione. Ci chiede di non partecipare a rivolte, ci chiede di non partecipare a situazioni dove poi potrebbero nascere discussioni, litigi, giudizi, ma ci chiede di lasciare un seme buono. E dicendo le parole che abbiamo letto, tu Signore
Gesù, rendimi giustizia, affinché la nostra testimonianza sia quel seme che Gesù vuole vedere, che dia frutti intorno a noi, con la nostra testimonianza, con la nostra preghiera, con il nostro esempio. Possiamo seminare e dare frutto alla volontà di Dio nella nostra vita. Invece, se iniziamo delle discussioni con degli eretici, dei satanisti, dei mafiosi, degli antipapa, dei politici, se iniziamo delle discussioni con questo tipo di anime, dove poi ti giudicano, poi ti offendono, e poi si permettono anche di scrivere: io vado in chiesa, io prego, io questo, io quello, nel tuo cuore ti viene la tentazione di giudicare quella persona. Nel tuo cuore ti viene la tentazione di dire: ma tu cosa? Ma stai zitto. E già stiamo giudicando, quando invece Gesù, davanti a queste situazioni, ci chiede di farci i fatti nostri, nel senso che quando ci sono situazioni che riguardano la Santa Chiesa, dobbiamo fare silenzio, preghiamo per quelle anime. Poi, se ci sono situazioni che non riguardano la Santa Chiesa, magari la politica, la natura, l'economia, e tutte situazioni dove con il nostro esempio umile e caritatevole possiamo dire la nostra, ma senza che quel qualcosa che vogliamo dire porti divisione, porti giudizio, perché dalle nostre labbra, dal nostro cuore, Gesù non vuole trovare giudizio, non vuole trovare odio, non vuole trovare divisione. E oggi la Chiesa è divisa a causa di questo scisma che c'è nei confronti di Papa Francesco, e Gesù ci chiede di guardare a lui, di pregare, di dare l'esempio, e non di dare credito a quelle anime che, come noi, come anche noi, come tutti, dovremo passare poi per l'avvertimento universale, dove Gesù ci dirà: ecco tutto quello che hai fatto, ecco tutte le volte che mi hai offeso, ecco tutte le volte che avresti potuto riparare il bene che avrei voluto da te e non l'hai fatto. Allora tutti passeremo da questa giustizia che Gesù porterà sul mondo, passeremo in questa grande tribolazione nella quale siamo all'inizio, che poi si intensificherà ancora di più con l'apparizione del regno dell'Anticristo. E già oggi siamo stanchi, siamo irrequieti, siamo divisi. Manca la preghiera, manca l'esempio, manca il silenzio, manca il digiuno, manca il desiderio più grande, quello di piacere a Gesù, e non quello di manifestare in tutti i modi il nostro orgoglio, il nostro egoismo, che vuole avere ragione spesso su queste parole scandalose del Papa, vuole avere ragione sul vaccino, sui virus, e non vuole invece tacere davanti a Gesù, crocifisso, che subisce i nostri giudizi, la nostra tiepidezza, il nostro tradimento, e attende fino all'ultimo alito sulla croce che noi pieghiamo le nostre ginocchia, che guardiamo a Lui come nostro Re, come Signore, come Salvatore, e diciamo: Signore, rendimi giustizia, perché la mia vita è Tua, perché la mia vita vuole portare frutto attraverso di te e non attraverso il nostro io, il nostro orgoglio. Sia lodato Gesù Cristo. Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video.